Alessandro. Sara. Io mi chiamo Glenda. Giada. È già da un po' che siamo qua, vero? Pietro. Carolina. Come ti chiami, Carolina? Carolina. Ah, scusami. Anna. Sara. Scusa, cosa canti, il topo? Con gli occhiali. Ma lo canti con gli occhiali o senza? Quando in cielo splende il sole. Scusate, veramente. Adesso ho esagerato, scusate. Vai, cantala ancora. Speriamo, dai, speriamo, dai, speriamo veramente. In una libreria, dietro agli scaffali, aveva la satana un topo con gli occhiali. Quando in cielo splende il sole, la mia... Ma veramente, ma ho qualcosa in faccia io? A che cosa ho in faccia? Gli occhiali? No, c'hai uno scarafaggio grande così. Dove? Alle volte... Ma me l'hai già fatta sentire prima? Sì. Ah, e perché la stavi rifacendo? Perché me l'avevi detto. Ah, scusa, ti chiami? Giada. Ah, Giada un po'. Perché mi guardi, sei innamorato di me? No. Ah, se ce ne fai sentire un pezzo? Ni hao. Ni hao. Ciao. Alle volte nasce proprio lì. E sayonara? Sayonara. Se mai tu sei un pollo. Ni hai wei de hao an ha ti ho. Sai che cosa ho detto? No. È un cinese antico questo. Tavernello. Dove? Tavernello. Tavernello. Dove fanno il vino? Come stai, Sara? Bene. Caspita, il cinese è uguale all'italiano. Anche in italiano si dice bene, lo sai? Di Tavernello. Ah, Tavernello. Tavernello. No! Il mondo del... Ma che succede? Tavernelle. E io che cosa ho detto? Tavernelle, giusto? Sì. Ah, Tavernello. Non ti guardo che sennò poi ridi. Vai. Il mondo delle fiamme. Dice sushi, sushi. No, Glenda. Con la G. Glenda con la G è il cognome? Guardo su nel cielo e penso di volare. Dove sono? Ma mi chiamo Glenda. Ah, Glenda. A parte che mi stanno antipatici tutti quelli che hanno gli occhiali, devo dirti la verità. Te hai gli occhiali. Infatti mi sto antipatico anch'io, guarda, sta faccia qua. Oggi ho studiato una cosa. Canta, canta. E guarda che si pettina così, mi piace un sacco. Che brutta pettinatura che hai. Oggi ho studiato una cosa davvero curiosa, lo dici anche a me. Perché ti allontani, puzzo? Il puzzo? Eh? Ciao. Ciao. Eh? Ciao. Ah, ciao? Ciao! Ho già studiato una cosa. Ciao! Ciao! C! C? Adesso C! Ciao C! Con chi è rimasto a casa? Con la nonna. Con la nonna? La nonna è venuta a vederti oggi? No. Come mai? È rimasta a casa. Ah, con tuo fratello. Oggi tutti insieme cercheremo. Ed è stato un grande piacere. Ma canti con questi orecchini schifosi? Con un teschio? Oggi. Ci presentiamo. Noi ci chiamiamo due sorelline nate da cielo blu. Più che tranquille, noi siamo quelle che da lassù, se cambia tempo finalmente cadiamo giù. Facciamo i tuffi rimbalzando sulle rocce, in fila una dopo l'altra senza contagocce. Li puoi trovare quasi tutto il mondo, dall'aria aperta al pozzo più profondo. Viviamo in mezzo alla natura. Ma guarda la Carolina. Vabbè che sono ti capisco perché io sono veramente bello, ti capisco, eh. Ah, che scherzo, è un bellissimo nome, lo sai, Anna? Guarda che Anna è un nome, l'hanno avuto delle principesse, delle regine, ma scherzi? Devi essere fiera di quel nome, eh. Che brutto nome che hai, come ti chiami? Anna. Anna, veramente, guarda. Di dove sei? Buonasera.
Con l'aceto? Mi fai sentire un piccolo pezzettino? Basta così, grazie, che forte. Veramente. Con accette? No. Abito nel cielo dall'altra parte della luna. Quando deve andare in un posto a fare qualcosa, deve prepararsi al meglio che può. È vero o no? Sì. Ah. È vero o no? Ah, va bene. Brava, è una battuta che mi è piaciuta veramente. Va bene Anna, grazie tanto di questa intervista. Da grande cosa vuoi fare? Emma? No! Oh, attenta! Alice nel paese delle? Meraviglie. Ti chiami così di cognome? Che forte, eh? No. Come il film. A non morire, qua. Parlez-vous français? No. Ah, e come hai fatto a sapere che ti ho chiesto se parlavi francese? Se poi dici di no? Boh. Senti, è stato veramente un piacere intervistarmi con te e spero veramente che... Che canzone canti aujourd'hui? Coccodrillo, come fa? E come fa? Boh. Ah. E la canzone invece come fa? Coccodrillo, come fa? No, San Martino Campanaro. 9:30. Il coccodrillo come fa? Ah, finita? Sì. Ah, beh, è molto... Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Ho già studiato una cosa davvero curiosa. Lo dici anche a me, cos'è? Ma quando c'è un problema si sa, si sa. Pallida come lei, al mondo non ce n'è. Sta quasi sempre a mollo, ma solo fino al collo. Entrate in libreria perché vi piacerà. Entrate in libreria perché vi piacerà, vi piacerà. E che hobby hai nella vita? Cosa vuol dire? Che come si chiama il tuo gatto? Dolcetto. Ad Halloween, scusa, ad Halloween quando i bambini bussano a casa e ti dicono dolcetto o scherzetto, cosa fai tu? Gli dai il gatto? Bene. Ciao. Io ti ho salutato già. Dove stai andando? No. Non ho detto che devi restare, ho solo chiesto dove stai andando. Tu potevi dirmi là e io ti dico, ah va bene, ciao. Là. Ah, va bene, ciao. Ciao. Dove stai andando? Là. Anna Borghetti. Brava. Pietro Landini. Giada Costantini. Mana Zeng, spero di averlo pronunciato bene, e Sara Startari. La pagella, com'è andata la prima pagella? Bene. Hai fatto bene? È andata bene o bene? Bene. Oh, i voti com'erano? Tutti 10. Non me lo ricordo. Allora come fai a dire che è andata bene? Magari è andata male. Che mi ricordo che è andata bene. Ah, vabbè. Cosa fai, cara? Fai karate? No. È stato karate? Devo difendermi, cosa devo fare?